Presidente, cosa significa questo accordo legare il vostro nome, il nome delle nostre terre a una campionessa come Marta Bassino? Ma per noi oggi è una grande giornata perché sanciamo questa collaborazione con una grande atleta del nostro territorio, un bellissimo volto del territorio cuneese che penso sarà la più bella rappresentante delle Alpi di Cuneo. Quindi ci auguriamo che questa collaborazione possa portare giovamento a quello che sarà il turismo invernale per Cuneo, ma possa portare anche tanta fortuna a Marta, che possa continuare a vincere e rendere orgogliosi noi cuneesi di queste grandi vittorie in Coppa del Mondo. Sono contentissima, come dicevo prima, che sia partita questa bellissima collaborazione perché è una collaborazione che va al di là, è proprio una cosa che sento veramente tanto, e per noi atleti la cosa più bella è quando la collaborazione si sposa con qualcosa che sentiamo veramente dentro, che ha un valore affettivo, e questa è proprio così, perché il territorio dove sono nata, Borgo, Cuneo, le mie valli, le mie montagne, le mie nevi, è bellissimo poter far parte di tutta questa famiglia e portarmela in giro con me. Io sono sempre tanto in giro su altre montagne, però sapere di avere un pezzettino di casa sempre dietro con me è una cosa che mi fa tanto piacere, e poi chiaramente quando torno a casa è sempre casa, e quindi è una cosa veramente di cui sono fierissima e contenta. Sicuramente è un testimone importante, perché sicuramente è l'atleta di maggior rilievo dell'area e quello che può dare veramente uno sbocco importante per la cunesità, poi essendo un'espressione del territorio, un momento d'orgoglio particolare per Cuneo Neve e per tutto il territorio. Penso di non aver perso mai nessun momento, nessuna gara di Marta Bassino, vederla scendere in televisione mi emoziona. Già solo vedere la scritta Marta Bassino da Borgo San Dalmazzo, che è il nostro paese, la nostra città, il nostro paese è divenuto città, per noi, per me, per tutti noi è un'emozione. Uno dei valori dell'area protetta Alpi Marittime è quella di salvaguardare il territorio. Marta Bassino è un talento naturale che merita di essere sostenuta in tutti i modi dalle aree che noi rappresentiamo, che io rappresento, che noi rappresentiamo.